Siamo a Roma, nella sede di ENAV, dove è stata presentata quella che potremmo definire la nuova D-Flight. E ne parliamo proprio con Cristiano Baldoni, che oltre a essere di ENAV è anche l'amministratore delegato di D-Flight. Sì, grazie per questa introduzione. Così siamo nella sede del controllo di aria dell'ENAV di Roma, che controlla tutto lo spazio aereo dell'Italia centrale. E ENAV nel 2015 ha deciso di voler prendere parte attiva nella gestione del traffico aereo di droni, un fenomeno emergente di cui si è resa conto, e per questa ragione si è attrezzata per costituire una società ad hoc con il coinvolgimento di un partner industriale, proprio per lo sviluppo della piattaforma dei cosiddetti servizi di gestione del traffico aereo dei droni, detti in americano UTM, Unmanned Traffic Management System. Ecco, quindi parliamo di cose di livelli molto diversi, che vanno dall'integrazione dei droni nello spazio aereo degli aeroplani, e naturalmente parliamo dei grandi droni che un domani porteranno sangue, porteranno pacchetti, faranno operazioni anche a lungo raggio, ma anche i piccoli droni usati dai fotografi tutti i giorni. Esattamente, il tema è evidentemente di estrema attualità, perché oggigiorno centinaia di migliaia di nuovi utenti dello spazio aereo si affacciano a questa terza dimensione, e è un fenomeno completamente nuovo che deve essere gestito per far sì che tutti possano accedere a questa risorsa preziosa che è lo spazio aereo, in piena sicurezza e in piena salvaguardia di livelli di safety assoluta che il nostro sistema di controllo del traffico aereo ha come record già da anni. Quindi avremo degli enormi vantaggi, prima di tutto quello di riuscire effettivamente a volare, cosa che non è affatto detta con le regole che ci sono adesso, che sono molto restrittive e molto difficili da conoscere. Per esempio, chi compra un drone al supermercato a volte nemmeno sa che ci sono delle aree in cui non può volare, mentre invece con il sistema di D-Flight dovrebbe essere tutto molto più semplice e trasparente, giusto? Indubbiamente è così. Il sistema dello spazio aereo è un sistema complesso. Noi siamo abituati a interfacciarsi con persone che hanno una cosiddetta cultura aeronautica estremamente elevata, per tradizione e per ragioni legate alla complessità dell'approccio alla terza dimensione. Viceversa, con l'avvento dei droni evidentemente siamo di fronte a un fenomeno che sta diventando di massa, e per questo motivo che D-Flight, lungi dal voler ostacolare l'emersione di questo mondo, lo vuole accogliere, ma lo vuole accogliere appunto in piena sicurezza e fornendo a tutti gli utenti dei livelli informativi consoni al loro livello culturale e aeronautico. Perché noi avevamo detto e scritto nell'editoriale di Dronezina che quello che noi sogniamo è che sia la macchina a sapere che in un certo posto non deve volare. Possiamo dire che ci possiamo avvicinare a questa meraviglia dove uno si compra il drone, non ne sa nulla di regolazione aeronautica, ma è il drone stesso che l'aiuta a non sbagliare? Speriamo di sì. Evidentemente non dobbiamo fare affidamento solo ai produttori dei droni, è per questo che c'è D-Flight. D-Flight non è una società che produce droni, D-Flight è una società che erogherà servizi di informazione aeronautica dedicata agli utenti che acquistano i droni al mercato e che vogliono farli volare in piena sicurezza. Ecco, l'ultima cosa, questo ha anche un rovescio, questa medaglia, cioè queste informazioni in qualche modo si pagano, si paga un po' con la registrazione che sarà obbligatoria per tutti, quindi anche per chi vola per hobby, giusto? Sì. E secondo, questo avrà anche un costo proprio monetario. Voi avete cercato di tenerlo basso, visto che stiamo parlando anche di hobbisti con droni minimi? Assolutamente sì, non bisogna spaventarsi. Evidentemente esiste un principio generale di erogazione di servizi che hanno un costo per la loro realizzazione, quindi non possono essere comunque scaricati tout court sulla comunità, ma piuttosto scaricati su chi effettivamente usufruisce di questi servizi. Ciò detto, D-Flight sicuramente ha una sezione pubblica e il cui accesso è assolutamente libero e gratuito, e una sezione dedicata a chi effettivamente intenderà impiegare i droni sia a livello ricreativo che a livello professionale, che per livelli di servizio richiederà una piccola
un piccolo canone di abbonamento. Ecco, piccolo quanto, visto che non abbiamo la certezza, però avete delle idee su questo? Abbiamo delle idee, possiamo garantire che saranno veramente piccoli comparato con i valori dei droni che si hanno in campo e col valore dei servizi che gli operatori professionali vogliono intendono vendere. Numeri non ce li puoi proprio dire? In questa fase no, sebbene non sono assolutamente un segreto, ma chi vuole li può trovare. Non sono un segreto, quindi possiamo dire che non è un segreto che potrebbero essere 20 euro per i professionisti e 5 per gli utenti? Sono numeri che possono essere rappresentativi della nostra idea. Perfetto, oggi com'è andata la presentazione? Avete trovato interesse? Vi ha soddisfatto? Mi sembra che sia andata molto bene, abbiamo avuto riscontro di audience estremamente alto, un'adesione altissima rispetto al numero di inviti che abbiamo mandato, basti pensare che abbiamo mandato circa 160 inviti mirati e abbiamo avuto una risposta di circa 100 iscritti all'evento che si sono presi la briga di arrivare fino a qua, in prossimità del comune di Ciampino per partecipare all'evento. Mi sembra che dalle facce che sono rimasti tutti svegli per lungo tempo e speriamo di aver destato la curiosità dei partecipanti e altresì aver soddisfatto le aspettative per chi è venuto qua in termini di contenuti delle presentazioni che abbiamo fatto oggi. Ecco, un'ultimissima cosa, quando arriverà il portale di D-Flight? Qual è la vostra roadmap? La nostra roadmap prevede un rilascio a luglio dei primi servizi pubblici e tengo a precisare che in realtà D-Flight è già in operazione dal 2016 e abbia sperimentale. Nel 2018 abbiamo fatto una nuova versione che è andata in linea operativa con una serie di problemi, lo possiamo dire in assoluta trasparenza. Ci aspettiamo con l'ingaggio del partner industriale la prima release della versione industriale della piattaforma da luglio, per l'appunto. Oggi abbiamo lanciato la campagna di beta testing che verrà condotta nel prossimo mese prima del rilascio in produzione della piattaforma, proprio per accogliere i suggerimenti degli stakeholder principali, ragione per cui oggi siete intervenuti. Allora, ringraziamo Cristiano Baldoni e vedremo che cosa succederà da qui all'estate. Grandi cambiamenti sia lato ENAC, sia lato ENAV, sia lato D-Flight. Siamo di fronte a un cambiamento epocale per questa nostra filiera. Bene, grazie.